viaggio super rilassante in mezzo alla natura oggi con Lexus, che ci accompagna a conoscere un ristorante a Sorgà in provincia di Verona. Venite con noi a conoscerlo e a scoprire i loro piatti tipici. Federico. Ciao Francesca. Ciao. Benvenuta al ristorante alla Pesa. Piacere, felicissima di essere qui. Ti posso invitare all'interno? Assolutamente. Prego. Andiamo. Siamo all'interno del privé di Trattoria alla Pesa, ma raccontaci un po' perché il privé. Perché questa saletta nasce dallo studio del Conte, che è stato il proprietario di Corte Italia, dove si trova il nostro ristorante. E qui abbiamo creato la nostra enoteca, dove ci sono i nostri vini più importanti e dove anche i nostri clienti possono cenare o pranzare in una stanzina più riservata, più intima, sì. Entrando prima si respira una certa storia, insomma la struttura te lo fa capire, però mi interessa sapere più che altro un po' come è stata unita la storia di della location con il vostro ristorante. Allora, il nostro ristorante nasce nel 97 in un paesino vicino a Sorgà, dove ci troviamo oggi. I miei genitori, che hanno iniziato loro l'attività, hanno voluto comunque dare già nel 97 un'impostazione un po' innovativa della cucina senza tralasciare i piatti della tradizione. Poi negli anni, nel corso degli anni, abbiamo ritrovato, se vogliamo, questa location dove volevamo già costruire il nostro ristorante nel 97. E grazie anche alla collaborazione e l'amicizia che ci legava alla famiglia Murari Bra, abbiamo creato il nuovo ristorante alla Pesa. È una conduzione familiare la vostra. Il tuo ruolo all'interno del ristorante? È quello di selezionare la cantina e di proporla ai clienti e trasmettere la conoscenza che ho appreso anche a livello accademico nel mio percorso di studi all'Università di Verona nel campo dell'enologia e della viticoltura. La mia è una continua ricerca di prodotti che da un lato propone i nomi blasonati ovviamente che servono, ma anche la ricerca di quei piccolissimi produttori che artigianalmente coltivano la vite e producono vini di altissima qualità. A proposito di vini, visto che ci troviamo anche insomma nella stanza perfetta, ti voglio far conoscere una cantina che si trova in Valpolicella, ma che loro hanno deciso di un po' farsi conoscere anche a livello internazionale, e ti chiedo, visto che sei esperto, cosa significa internazionale? Internazionale dato dagli uvaggi che vengono utilizzati in questo vino, quindi dei vitigni che appunto si chiamano vitigni internazionali perché li troviamo in tutto il mondo e danno, diciamo, espressioni però diverse in base al terroir dove si trovano, quindi in questo caso in Valpolicella. Promosso! Si chiama Infinito e se dici, io stapperei per assaggiarlo con te. Assolutamente sì. Proprio sull'internazionalizzazione di questo vino, ti volevo parlare dell'ultima novità del nostro ristorante, che è il commercio appunto internazionale di vini con la nostra enoteca online che si chiama Perlage. Ecco a te. Grazie. Prego. Alla tua salute. Cin. Buono. Buonissimo. Degustandolo così lo trovo anche molto morbido con questi frutti rossi che esplodono. È vero. Io credo che potrebbe essere anche una bella idea dopo provare a fare un qualcosa di diverso abbinandolo al dessert che andremo a preparare più tardi in cucina. Ci sto, Federico, e visto che insomma il nostro programma si chiama Strade del Gusto, mi addentrerei proprio nel gusto del tuo ristorante andando a salutare il tuo papà in cucina. Allora ti accompagno nel suo regno. Grazie. Tutti alla Pesa a mangiare il risotto.
ci addentriamo nel gusto con Gianluca, poco, dal ristorante alla Pesa. Mi diceva prima Federico, tuo figlio, che sono 30 anni di attività. Sì. Come me li racchiudi? Sono andato a fare delle stagioni sul lago di Garda. Okay. E lì ho conosciuto un grande chef. E lì ho preso la passione del pesce. Mm, perché serve passione in cucina, non passione, c'è niente da fare. Portare il pesce nella pianura. Ecco, che voglio dire, uno si trova a Sorgà, tutto si immagina, tranne che venire qui e trovare il 90%. Sono tradizionalmente più portato a un tipo di cucina meridionale. Cerchiamo di dare del gusto che una persona, quando lo assaggia, proprio desidera proprio continuare a finire bene. Infatti uno dei piatti che ci farai assaggiare oggi è un piatto anche che ha vinto dei premi. Questo, se non sbaglio, sì, vero? Sì, ha preso dei premi. Ce lo spieghi? Quando fanno i concorsi lì alla Fiera del Riso, sì, a Isola della Scala, abbiamo presentato questo risotto col pesce gatto. Ma dai! È una ricetta che viene da lontano. I pescatori del Mincio, noi abbiamo cercato di prendere la ricetta da che sarebbe il papà di mio cognato e trasformarla. È un piatto molto riuscito alla fine. Beh, si ha vinto dei premi, direi che e io lo vedo l'ora di assaggiare, Gianluca. Quali sono i componenti per questo? I componenti sono molto semplici, come c'è il limone del Garda, il prezzemolo, il basilico, un po' di pepe, porro e i filetti di pesce gatto. Giustamente. Allora, io ti lascio alla tua cucina, ti lascio cucinare e io ti aspetto di là per assaggiare, va bene? Va bene, grazie. Grazie, grazie. Dopo aver conosciuto Federico e tuo papà Gianluca, è ora di Giulia. Esatto. Cosa fai tu, Giulia, all'interno del ristorante? Mi occupo di indirizzare magari i clienti che non sono mai stati qua da noi sui piatti che secondo me sono il punto forte del ristorante, ecco. Poi diciamo che mi piace anche molto curare quello che è l'allestimento del locale, le piccolezze. Che di solito è una parte femminile, esatto, no? Sì, mi piace mettere i fiori, la parte del verde e tutto quanto. Comunque mi piace sempre molto anche la cucina. Infatti, se ho delle idee su alcune ricette, le propongo e spesso poi vengono inserite nel menù. Ascolta? Sì, dai. Mette sempre del suo, però. Scusa, ma io vedo il tuo papà. Oh. Sì. E Federico? Wow, ma pranziamo assieme? Ma che bello! Che profumo! Ah, questo è il risotto con la polpa di pesce gatto, buccia di limone e succo di limone del Garda e uova di trota salmonata. Che spettacolo! Io, scusate, ma devo gustare, giusto per restare in tema, giusto? Bene, buon appetito! Buon appetito! Allora. Semi freddo, il gorgonzola e sherry, altro piatto che so, molte persone vengono anche, non dico solo per questo, però attira, vero questo dolce? Sì, è un dessert un po' insolito perché l'ingrediente del gorgonzola lo abbiniamo di solito a una cucina salata, invece in questo caso in un dolce è abbinato alla sbrisolona e appunto allo sherry fatto con l'uva Pedro Ximénez, quindi diciamo un'influenza anche spagnoleggiante nel nostro dolce. Sì, 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 sì. Lo assaggiamo? Buonissimo. Appunto per questo ingrediente del gorgonzola, secondo me potrebbe essere interessante abbinare il vino della cantina Scriani con il nostro dessert, che è tra il dolce e il salato. Grazie.
È arrivato il momento di salutarci, ma per me è stato assolutamente un onore conoscere la vostra famiglia. Il concetto comunque del ristorante a conduzione familiare fa ancora molto piacere, no? Da vivere, da vedere. Io vi ringrazio per l'ospitalità. Grazie a te. Per la gentilezza, per questi cibi meravigliosi. E chissà in quale altra tappa ci porteranno le strade del gusto. Alla prossima. Ciao. Ciao. Lexus ci accompagnerà nelle prossime puntate di Strada del Gusto. Seguiteci così scoprirete in quali altri bei posti ci accompagnerà.